Allora, Casagrande, innanzitutto com'è andata questa settimana di preparazione in vista della partita con Tor Viscosa? Bene, stiamo preparando una partita che non è molto facile, perché è una squadra che è aggressiva, non la sa giocare e diciamo che bisogna mentalmente prepararsi bene. Ecco, viste le condizioni di Falcer, molto probabilmente toccherà a te stare sulla fascia destra della difesa, compito che hai già svolto in altre occasioni in questa stagione. Sì, in esigenze io gioco dove mister mi mette, quindi cerco di fare il meglio e basta. Ecco, le tue caratteristiche sarebbero più forse da centrocampista, vuoi spiegarcele un po'? Ma diciamo che sempre, cioè, fin da piccolo sono abituato a giocare dappertutto, quindi sì, il ruolo che mi piace di più diciamo è quello, però alla fine non c'è problema che giocare in altri posti. Abbiamo visto nelle occasioni in cui sei stato chiamato in causa, insomma, che hai avuto anche qualche possibilità, insomma, di andare anche in rete. Sì, speriamo di continuare magari a fare qualche altro gol, però vediamo, dipende da partita a partita, dai. Io provo sempre, dopo vediamo come va. Ecco, anche se chiaramente tu dici che il Tor Viscosa, insomma, non è una squadra da sottovalutare, è pur sempre l'ultima in classifica e voi siete i secondi, quindi avete il dovere, anche per continuare a lottare per la promozione, per stare sotto al Treviso, di vincere. Sì, la classifica conta fino a un certo punto perché dopo ogni partita ha una storia a sé, quindi loro ovviamente metteranno tutto per giocare contro il Venezia e quindi non è sicuramente facile domenica. E cosa vi ha detto il mister di questa squadra, insomma, come ve l'ha presentata dal È punto una di squadra vista? che ha vinto 3 partite in trasferta e loro giocano sull'aggressività e non permettono all'avversario di giocare, quindi è difficile trovare spazi sicuramente, è una squadra che aggredisce molto. Sarebbe la possibilità di vincere la terza partita consecutiva e magari con la possibilità anche per la terza partita consecutiva di non subire reti. Parlando così in settimana con Cardin, ci ha detto che nelle ultime partite il mister gli ha chiesto di magari fare qualche sovrapposizione in meno in attacco per mantenere un maggiore forse equilibrio e attenzione in difesa. Anche a te avrei questo compito? Ma a me non è stato detto niente, se c'è la possibilità di spingere spingo, se no sto in difesa, dipende dalla situazione del momento. Ecco, ti troverai sull'out di destra, magari a qualche combinazione con Malagò, una fascia destra all'insegna della giovane età. Sì, non è la prima volta come anche è successo a Este, ci troviamo diciamo abbastanza bene. Speriamo di fare una buona prestazione. Ecco, cogliamo l'occasione per il sito di Venezia United anche di conoscerti un po' meglio, al di là del calcio, che cosa fai nella vita? Dove? Vado ancora a scuola, l'ultimo anno allo Zuccante, qua a Mestre, istituto di elettronica e speriamo di diplomarci quest'anno, sì, sicuramente, e continuare dopo con il calcio. Con il calcio, quali sono le tue prospettive, insomma? Prospettive adesso non si sanno, speriamo di restare qui a Venezia dove sono ormai da ben 10 anni, quindi di continuare qua.